Dov'era il 23 maggio alle 17:58, procuratore? Purtroppo devo dire era a casa, a Palermo, ma dovevo essere con loro. Con loro dico con Francesca Morvillo e con Giovanni Falcone perché dovevamo partire insieme nel pomeriggio. Lui aveva quei voli di sicurezza e spesso mi dava passaggio nel mio ritorno fine settimana a Palermo, a casa. Lavoravamo insieme al ministero. E mi telefonò intorno alle 14, mi disse: "Guarda, Francesca ha una riunione sabato mattina, era nella commissione per gli esami di magistratura, e c'è però una cosa molto rapida, partiremo nella tarda mattinata." E io dissi: "Guarda, se trovo un posto anche all'ultimo momento in aereo, io ritorno con l'aereo di linea." E mi detti da fare, alla fine trovai l'ultimo posto utile, era un parlamentare che aveva deciso di non partire, di fatto era in prima fila, ricordo ancora il posto, 1L, e quindi presi quell'aereo. E poi dalla televisione seppi quello che era successo e seppi anche che non era ancora morto, lo trasportarono in vita all'ospedale, mi misi in macchina e corsi verso l'ospedale, pregando lui che aveva resistito a tante avversità, la sua vita amareggiata da tanti bocconi amari. Pensavo: "Resisti, dai, che ce la fai, dai, che ce la fai." Purtroppo quando arrivai non c'era più tempo.